tigre del far web che gioca a Minecraft con quel volume che c'è. 43 16. Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in un nuovo episodio della Retro Nerdcraft. Ragazzi, oggi sono solo soletto perché Pepo ha rotto il PC, non so cosa è successo ragazzi, è un pazzo. E mi tocca fare il video da solo. Visto che me l'avete richiesto in tanti, sono lontano da casa. Perché? Non mi ricordo per quale motivo mi stanno inseguendo. Aia! Devo correre a casa, porca puttegna. Non c'è neanche Akimbo oggi, non so che fine ha fatto ragazzi. Quel ragazzo lì si perde sempre, una volta al mare, una volta in piscina, sempre in giro. I soldi di YouTube li fanno comodo, si vede. No, Creeper. Muori. Bene ragazzi, oggi c'è un sacco di roba da fare, per cui casa. Che cazzo? Che è questo? Oh cazzo. Oddio. Questo ci mena. Che cazzo questo... fate in casa mia, oh? Niente, dovevamo pisciare. Ma come? Sì, non sappiamo perché siamo qui. Bella casa comunque. Complimenti per il piano di sopra, molto sobrio quel vicolo cieco al secondo piano. Ma che cazzo fate in casa mia? Non lo so, ci siamo trovati per sbaglio in realtà qui. Per sbaglio, chi vi ha dato l'IP, cioè chi vi ha dato il pacchetto, chi vi ha dato tutto? Non lo so. Però tu sei una spada e sembri aggressivo e noi. Guarda, la cosa importante è che tu non vada di là a vedere cosa ha fatto la parete perché... No, ragazzi, io sono entrato a registrare per i cavoli miei, non ho badato a chi c'era dentro, ve lo giuro. No, vabbè, è successo che praticamente noi siamo entrati e c'era un creeper. Comunque, no ragazzi, il creeper in casa no, state scherzando, vero? No, guarda, anche uno fa i vicoli ciechi in salotto. Che cazzo? Che cazzo? Vabbè, l'abbiamo riparata però, eh. No, la mia fornace dov'è? Guarda, tutto ben benino, guarda che... Te l'avevo rimessa a posto qui, eccola qui, guarda che bella. Ma che cazzo avete combinato? È successo che noi cercavamo un posto dove ripararci visto che era notte e abbiamo trovato questa bella casetta. Abbiamo detto perché non entrare così a vedere chi c'è. Abbiamo bussato diverse volte per entrare ma non ci ha risposto nessuno. No ragazzi, per me mi avete griffato, dite la verità. È stato un creeper, bravissimo, Master Griffer. Non ci credo. Ma state registrando o siete dentro la cazzo, no, per sapere? No, stavamo registrando perché volevamo iniziare questa nuova serie, ma abbiamo iniziato, siamo trovati qui dentro, non lo so. No, tranquilli. Ma per capire, avete iniziato una serie allora sul vostro nuovo canale, giusto? Sì. Sul server 2 abbiamo iniziato una nuova serie, una nuova Nerdcraft, l'abbiamo iniziata proprio adesso. Non volevamo griffare nessuno, è successo, siamo entrati. Ragazzi, per chi non li conosce, sono Redez e Sinergo, quei due sul server, hanno aperto un nuovo canale dove faranno gameplay senza vlog, giusto? Yes. Ragazzi, un consiglio, fatemi un favore, andate a vedere il video quando lo caricheranno e ditemi se veramente hanno griffato e scoppiato un creeper. No. e già che ci siete, nei commenti scrivete quelle due merde sul server, perché la sto punto. Perché loro vedranno la verità, i loro occhi si apriranno e le menzogne verranno via. Saliranno. Spammatevi il video, ragazzi, condividetelo anche sulla luna, guarda. Che cazzo ci fa quello scherzo? C'è uno scherzo. Luke, vicino alla casa tua la gente rimane viva quando dovrebbe morire. È giorno, perché? No, guarda che bastardo, trova il riparo col tetto, col sole non muore. Ma c'ha gli scheletri furbi, tu, io non esco. Ma quindi avete iniziato la serie, ma voi ve ne intendete di mod? Sanno diciamo, tutto ragazzi, sì. Guarda, diciamo che non sappiamo niente. Ah, lui non sa niente, sai come mi chiamavano a me quando andavo all'asilo? Mario. A cagare, va. No, comunque non sappiamo proprio niente della Nerdcraft, proprio zero. Guarda, Luke, io una cosa so, che sto morendo di fame, vado un attimo di là perché mi devo prendere una coscia di qualcosa. Già sanno dove la roba, guardate, ragazzi. Fate con calma. Ma come? Ma che cazzo ha messo Zucchero qua dentro? Ma cos'è oggi? In ricordo dei vecchi tempi Zucchero, Emerald e Ulisse. Ciao Zucchero. E poi cos'è qua? Non è un dono, ma un risarcimento danni. Ah, ok, sì. Questo qua è stato coso lì.
Noi siamo entrati, ma c'era già tutto questo, non abbiamo fatto niente. Io non trovo la dispensa comunque. Ma tu la finisci di farti i cazzi di Luke, per favore? No, ma Cioè, sai che. siamo in una casa, Io vorrei evitare di morirgli nel salotto e di putrefarmi sul suo tappeto, se permetti. Ma Quindi te, dove sei? sono dietro di te. Luke, Toto. sfamalo perché sennò Ah, muore. grazie. Vedi com'è ospitale, Luke, che facciamo la pappa qui in casa sua. Ci butta le cose per terra, dai, Ti butta prendile. come i cani, proprio. Vai e mangia. Vai, raccontateci, ragazzi, cosa farete? Vi farete una casa? Andrete in giro vagabondando a rubare nelle case? Ci faremo due case perché l'ultima volta che abbiamo convissuto in Minecraft, questo stronzo mi ha fatto l'orto sul tetto e mi pioveva in camera. Ma era un buon modo, era ecosolidale quella casa. Oh. Che Sì, pensavo? sì, Io sì. I non lo so. reumatismi sono ecosolidali. Ecco, come al solito a me l'impianto non mi funziona, porca puttegna. Ci faremo un paio di case, ma te ci fai vedere un po' questo mondo che non conosciamo, Ti così? spiegaci un po' le novità della Nerdocrafita. Non sono novità, è una retro, cioè siamo tornati alla 1.2.5, il vecchissimo Minecraft. Eh sì, ce ne siamo accorti perché ci sono un po' di cose retro. Queste Sì. casse sono molto retro. Vedi che sono tutte No, è qua intarsiate. stiamo finendo lo smistamento chest. E poi io sono tornato indietro per questa mod, venite. Sì, Questa arriva. è la mia mod preferita e non c'è più. Questa qua. Ah, sì, l'avevamo intravisto queste cose, ci chiedevamo infatti che cazzo Che servisse. cazzo è questa roba? Questa è la E2, la cosa Enchantan 2 lì, una cosa del genere. Ah, Enchantan. Vabbè, quella cosa lì. ok. È tutto, va in base all'energia, cioè ogni materiale ha un costo energetico. E voi tramite energia potrete comprare i materiali, faccio vedere, venite. È Ma che difficile. casino. È difficile da spiegare. No, se la impari è stupenda, puoi fare di tutto in quella mod. Questa qua, Oh. per esempio, è la Transmutation Table, col tasto destro la aprite. Wow, Guarda, toh, che vi do. sono Guarda, queste? metti un panino. Mettilo sulla parte di sinistra, dove vuoi. Ti Ok. dice che il panino vale 72. Sì. Ora tu, se il panino lo bruci, prova a bruciarlo. No, aspetta, sì. Vabbè, sì, brucia il panino. Puoi riprendere il panino, perché ha lo stesso valore. Ti faccio un esempio, guarda, lo faccio più semplice. Prendete Sì, uno. magari sì, Prendete hai quello ragione. che vi ho buttato a terra. Ora vi do un po' di pietra. Ok. Solo che ognuno vede il suo, per cui dagliene un po', sinergo. Vabbè, io Fai. c'ho il fango, Ok. Mettete sulla. Allora, bruciate tutto quello che volete. Basta che sia solido, per cui i cubi. Ora vedete che ve li aggiunge sulla parte di destra, vero? Sì. Ora, se tu sulla sinistra ci metti. Prendi della cobblestone e gliene metti uno. Sotto ti segna MC1. Se tu gliene metti due, però separati, non uno sopra l'altro, ma occupi un altro slot. Ti dice EMC2, più ne metti più aumenta. Bravo, Ah, ho capito, quindi come se li comprimessi. ora di là tu puoi trasmutarlo in quello che vuoi, in quello che gli hai insegnato. Se non sbaglio avete messo fango, avete messo quel cubo strano di stone. Tu allo stesso valore puoi prendere quello che ti serve. E vale col diamante, vale con tutti i blocchi. Per dire, un diamante vale 8000, 8024, 8000 qualcosa. Oh, una bella aspirina Per adesso. cui un esempio, se tu vendi un diamante a 8000 puoi prendere 8000 blocchi di fango. Ah, ho capito, ma è sfigo. Cioè, se tu prendi un diamante che c'ha un valore X e puoi cambiare la pietra e farla diventare Bravo, guarda, diamante. vi Ah, sono un do questo genio, attrezzo, sono un genio. guardate. Prendete quell'attrezzo in mano. Che è un bastone. Mettilo in mano. Ecco, se tu clicchi. No, aspetta, quello non devi venderlo. Se tu con quell'attrezzo in mano clicchi col tasto destro sulle pareti, o perlomeno a terra, ti dice in un tot di blocchi cosa trovi dietro quando vai in caverna. In base all'unità che ti dice, tu puoi capire cos'è. Scappa, scappa, prendilo, è importante, costa tanto. Adesso Quindi mi non so sta che. dicendo the best found 256. Oh, ho 200, capito. 256 è ferro. Tenga il suo. Tu sai Oh, già cosa c'è dietro ragazzi, di ragazzi, lui. No, che cosa? Che è la mia mod preferita, quello, non c'è un cazzo da fare. figo. Mi sono Mamma quasi mia. dimenticato per un attimo che ci toccherà scavare nella terra e tagliare alberelli per il momento. Sì, e ti sei evitato di dire di farlo lontano da casa mia. Sì, ha ragione, dai, lasciamogli un Anche. po' di intimità Vabbè, perché. ragazzi, vi accompagno a una caverna qua vicino, che ormai è la caverna di Ah, tutti. E poi quando volete andate. Venite. vabbè. Ecco, se mi si aprisse la porta. Vi indico la strada della discesa. Aspettiamo Redez. Poi, ragazzi, per Madonna. il solito problema di connessione, taglio e spezzerò il video e finirò l'episodio. Non so voi.
Sì, assolutamente. Ok. Anche perché mi sono... ho imparato già troppo in questo. Ecco, per colpa vostra di questa intrusione io non ho fatto il mio episodio, perfetto. No, no, questi poi ci vengono di tutti male da noi, non vale. Sto scherzando, vai, scendete senza farvi male. Ok. Bene, chi bene. È che è impossibile. Qua malleolo 1, la... malleolo 2, a posto. Mi sono rotto un ginocchio. Qua c'è una discesa. Dove ci porti? Ora, in teoria... Un bel posto, ci hai portato no, proprio in un senza, bel posto. Senza spingervi, senza cadere giù, venite qua. A destra, a destra, a destra. Dall'altra destra. Parte. Arriviamo. Eccoci qua. Manca Sinergo. Ci sono, ci sono, se questo smette di tirarmi le frecce in culo, vengo anche prima. È tutto perfetto. Molto bello. Tutti e due sono caduti, tutti porca e due. Porcaccia puttana. Vabbè, ti ragazzi. Vengo a raggiungere. In un modo scendete e c'è la caverna. Ok, lì c'è l'acqua, possiamo fare il salto della fede volendo. Bravo, ah, sì, ma già in caverna senza attrezzi, stupendo. Sì, 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 infatti credo che stiamo facendo una stronza. Grazie a tutti, è stato molto bello, siamo nella merda senza. Adesso senza come cazzo facciamo a ritornare su in maniera umana? C'è l'ascensore dell'acqua, se volete. L'ascensore dell'acqua. Ah, è vero. Creeper! Ok, è morto Sinergo. È morto Sinergo. Beh, bello, no? È bello iniziare una serie in questo modo, una caverna con dei creeper. Oh, i presupposti sono tutti bellissimi. Grazie a Luke per averci ospitato a casa sua e per averci portato in bocca alla morte. Sì, sto per ah, adesso è colpa mia, ragazzi. Ma avete griffato la casa, adesso è colpa mia. Io non lo so. Bene ragazzi, io vi direi vabbè, benvenuti nella serie. Tanto è inutile vi dico qualcosa, i vostri video sono tutti stupendi. Ragazzi, seguiteli come tutti gli altri, guardate le loro visuali e soprattutto ricordatevi di dirmi se mi hanno griffato. È stato un creeper. È stato il creeper. Ricordatelo perché ci tengo, voglio vedere i commenti, ragazzi. Che dirvi, ragazzi, grazie ancora di essere entrati in questa serie. Da Luke è tutto. Ciao. E anche la Sinergo e Reddez, i griffatori. Quei due sul server, ma io non titolerei quei due bastardi sul server, però. Pure. No, anche, capito? Va bene, dai. Ciao a tutti, ragazzi.